perché mi è in compagnia di un magistrato. A te Carlo Scianetti la presentazione. Sì, un altro magistrato di Cassazione che abbiamo incontrato qui per caso, si chiama Vincenzo Marinelli, oltretutto uno scrittore, scrive saggi di diritto, e la domanda che io gli ho fatto e che gli ripeto ora, dico: ma perché un magistrato partecipa ad una manifestazione che è evidentemente antigovernativa? Ma perché è necessario dare una testimonianza, che è una testimonianza di libertà. Io come cittadino voglio avere voce. E quindi non ha poi paura di essere additato come magistrato, diciamo, fra i nemici di Berlusconi, fra i nemici di questo governo, di questo centrodestra? Non ho assolutamente paura di questo, perché guardo in faccia le cose e spero che si guardino in faccia le cose anche da parte di altri. Noi stiamo vivendo una situazione di democrazia limitata e questo è tempo di dirlo chiaro e forte. Quindi chiaro e forte anche attraverso la partecipazione a una manifestazione, ma quali altre cose è possibile fare oggi? È possibile dare testimonianza e parlare in modo diretto. È importante dire che la democrazia non è dittatura della maggioranza. Questa formula, dittatura della maggioranza, è proprio di un magistrato. Chi era questo magistrato? Di Alexis de Tocqueville, autore della Democrazia in America. Questo grande politologo era un magistrato. Si interrogava sul ruolo della giurisdizione in una democrazia. Senta, prima di lei c'è chi ha detto che insomma qui siamo ormai alla guerra civile, ovviamente non una guerra d'armi, ma evidentemente una guerra di idee, di un conflitto abbastanza evidente sul piano anche della dialettica. Lei che cosa pensa? Ma io non userei termini così forti. Io mi preoccupo di ciò che è democrazia e di ciò che è libertà e ritengo che noi non abbiamo una situazione certamente di fascismo, come qualche volta si dice, però abbiamo una situazione con inquietanti riduzioni di libertà e di democrazia in contrasto con la Costituzione. Si sente un talebano lei? Assolutamente no. Se dovesse giudicare qualcosa che riguarda il Presidente del Consiglio Berlusconi, però magari no, il suo giudizio potrebbe essere inficiato dalla sua idea. Non mi capita di dare questi giudizi, sono qui come cittadino e non ho altra arma che quella del cittadino, cioè altra arma che la parola. Grazie, io ti restituirei la linea, Alessandro. Sì, grazie, grazie Carlo Cianetti. Facciamo di nuovo un punto della situazione su quello che sta avvenendo.